Questa è sicuramente una tra le piante più belle e apprezzate all'interno delle nostre case, l'Anthurium. Oggi in questo video vi mostrerò tutti i trucchi e i segreti che occorre conoscere per avere delle bellissime piante in casa che inizieranno a fare dei fiori incredibili e addirittura a riprodursi. Io vi consiglio di seguire il video e rifare ciò che vi mostrerò, perché vi assicuro che se questa pianta vi piace, vi potrebbero essere davvero utili. Quando si decide di adottare una pianta e di portarla in casa, al fine di farla vivere nel migliore dei modi, e questa è una regola che vale davvero per tutte le piante, non soltanto per lei, la cosa principale è capire l'ambiente nel quale lei viva normalmente e cercare di riprodurlo all'interno della casa, proprio nel punto nel quale l'andremo a mettere. Quindi è importante capire la luce di cui ha bisogno, la temperatura, l'acqua ed eventuali malattie alla quale è soggetta. Se noi rispetteremo tutte queste regole, si avranno poi delle piantine esattamente come queste. Quindi e rigogliose. Tipologia di terreno e travaso. Quando la pianta arriverà in casa, la prima cosa che occorrerà fare sarà verificare lo stato delle radici all'interno del vaso, nel pane radicale, quindi semplicemente tirare fuori il tutto. Se come in questo caso il vaso è in plastica, sarà sufficiente schiacciare nella parte inferiore, capovolgere, così guardate, e tirare via. E questo è ciò che c'era all'interno del vaso. Come si può notare, le radici godono davvero di ottima salute, quindi non c'è bisogno di farne una pulizia. Ci fossero state delle radici marce, sarebbe stato sufficiente tirarle via. Però, visto quante sono, direi che è davvero necessario adesso spostare la piantina in un vaso più grosso. A meno che non ci siano dei motivi particolari, il rinvaso di questa pianta avviene in media una volta ogni 2 anni. Quando lo farete, dovrete scegliere un vaso che non sia tanto più grande rispetto a quello nel quale già è, ma soltanto 5 o 6 cm in più di diametro. Quindi, tra questo vaso e quest'altro, quello ideale sarebbe proprio lui. E c'è un motivo per il quale si sceglie un vaso non tanto grande, e ve lo spiego. Se noi andassimo a mettere dentro questo, che è davvero enorme, la pianta, guardate quanto spazio avrebbe a disposizione. Considerate che la pianta, come istinto primario, ha quello del sopravvivere, quindi non quello di essere bella esteticamente o di riprodursi. Cosa succederà? Se ha tanta terra a disposizione, tenderà a fare sviluppare l'apparato radicale in modo da avere poi più cibo per sopravvivere. Ma questo comporta il fatto che tutte le energie della pianta saranno dedicate a fare crescere le radici, quindi non farà più crescere né foglioline né fiori. E rischierete che per anni poi la pianta fermi il suo stato vegetativo e esteticamente non sarà più così bella. Se invece noi andassimo poi a prendere un vaso tipo questo, che è quello che io consiglio, che è l'ideale, la piantina sì farebbe sviluppare l'apparato radicale, ma lo riempirebbe quasi subito lo spazio a disposizione e poi rinizierebbe a fare crescere fiori e foglie. Questa è una pianta che ama molto i terreni umidi, ma teme i ristagni d'acqua. Quindi il mix ideale nel quale farla crescere lo si ottiene unendo della torba di buona qualità a dell'argilla espansa. L'argilla espansa creerà all'interno della torba delle sacche di aria nel quale poi le radici potranno respirare, e la percentuale ideale è un 80% di torba e un 20% di argilla espansa. Quindi, scelto il vaso e preparato il mix, non resterà altro che procedere con l'operazione vera e propria di rinvaso. Tirare via la piantina dal vecchio vaso, inserirla all'interno del nuovo, dopodiché prendere la terra e rinzaffare sino a che il vaso non sarà completamente riempito. Volendo, sul fondo del vaso si può mettere un letto, uno strato di circa 2-3 cm di argilla espansa. Questo servirà ulteriormente per andare poi ad evitare i ristagni d'acqua. Alla fine dell'operazione questo è ciò che si è ottenuto, quindi una pianta che gode di ottima salute messa in un vaso leggermente più grande nel quale potrà svilupparsi e continuare a crescere per i prossimi 2 anni. Irrigazione. Come tutti gli esseri viventi, lei ha bisogno sia di bere che di mangiare. Ama davvero tantissimo l'acqua, quindi il terreno dovrà essere bagnato spesso, però ricordatevi che teme i ristagni d'acqua. Cosa significa? Che tra un'annaffiatura e l'altra il terreno si dovrà asciugare. Esiste un trucco che vi permetterà di capire quando è davvero ora di bagnare, ovvero quello di utilizzare un dito e toccare il pane radicale. Quando sentirete che è asciutto e soprattutto non rimarrà terra attaccata nel vostro dito, allora vorrà dire che quello è proprio il momento di bagnare di nuovo. La pianta potrebbe essere bagnata o per immersione o più semplicemente, come si fa per la maggior parte delle piante, andando nel pane radicale e bagnando con dell'acqua che sia possibilmente a temperatura ambiente. In questo modo eviterete che le radici abbiano uno shock termico, e bagnate in maniera davvero abbondante. Considerate che comunque quando bagnerete alla fine dell'operazione il terreno dovrà essere molto zuppo.
trascorsi 10 minuti, riprendere il tutto e verificare se, proprio come in questo caso, ci sia dell'acqua nel sottovaso. Se ci fosse, dovrà essere immediatamente tolta, perché se no, a contatto con le radici, rischierebbe di farle marcire. Esiste un trucco che vi permetterà di non dover svuotare poi ogni volta il sottovaso, ovvero quello di mettere delle pietroline o comunque, come in questo caso, dell'argilla espansa, che crei uno spessore dove poi l'acqua possa comunque rimanere sotto senza andare a toccare il vaso. Ovviamente dovete metterne non tantissima, perché se il livello dell'acqua superasse comunque le pietroline, il discorso decadrebbe. Invece, se rimanesse poi sotto, lo spessore permetterebbe proprio al vaso di non andare a toccarla e quindi di non avere nessun tipo di problema con le radici. Concimazione. Oltre che di bere, le piante hanno anche bisogno di mangiare e il loro cibo non è nient'altro che il concime, che potrebbe essere liquido o solido. Lo potreste comprare o meglio ancora farvelo da voi, così non spenderete niente e i risultati sono praticamente identici, anzi a volte addirittura migliori. Per esempio si possono usare gli scarti del caffè, la polverina quando ve lo fate, oppure la polverina del carbone, o meglio ancora se mangiate le banane, fare essiccare le bucce, tritarle e ottenere una polverina esattamente come questa che io chiamo terra di banana, che data sul pane radicale sarà davvero un toccasana. Considerate che questa è una pianta che ama davvero molto dei concimi che sono ricchi di azoto, fosforo e potassio, che permetteranno alla pianta di crescere e fiorire veramente nel modo migliore. Se la vostra scelta sarà quella di dare un concime in polvere, allora basterà applicarlo direttamente sul pane radicale. Ovviamente le quantità varieranno in base alla tipologia di concime che sceglierete. Questa è della terra di banana, quindi basterà metterne circa 6 cucchiaini su un vasetto di più o meno 15 cm. Se invece sceglierete di utilizzare un concime liquido, allora io consiglio di diluirlo all'interno dell'acqua che si utilizza proprio per bagnare le piantine. Però considerate che l'irrigazione avviene molto più spesso rispetto alla concimazione, infatti dovrete concimare soltanto una volta al mese e lo dovrete fare partendo dal mese di marzo sino a quello di ottobre, ovvero quando la pianta è in piena viguria, ovvero produce sia fiori che foglie. Poi da novembre fino a febbraio non dovrà essere più concimata, proprio perché lei entrerà in fase di riposo vegetativo e quindi non avrà bisogno di alcuna energia. Luce e temperature. Questa è una pianta che ama davvero tantissimo la luce, però odia i raggi del sole diretti, perché se troppo forti potrebbero bruciare sia i fiori che le foglie, facendola seccare e quindi danneggiarla irreparabilmente. Il mio consiglio è quello di metterla vicino a una finestra, però tra lei e i raggi del sole che ci sia una tenda che li filtri, in modo che poi siano più tenui e quindi non la possano bruciare. Se però la mettete vicino a una finestra, assicuratevi che sotto non ci sia un termosifone acceso, perché sennò il calore potrebbe farla seccare e anche in quel caso danneggiarla. Questa è una pianta tropicale e deriva dall'America centrale e meridionale. Ama davvero tantissimo l'umidità e le temperature ideali nel quale farla crescere oscillano tra i 22 e i 26 gradi, ma vive bene anche se le temperature fossero leggermente più basse o leggermente più alte. Però mi raccomando, in inverno non fate mai scendere sotto i 15 gradi, perché sennò rischierebbe di gelare e quindi di essere danneggiata dal freddo, e non fate mai andare sopra i 30 gradi, perché sennò il troppo caldo la potrebbe fare seccare. Nell'ipotesi che le temperature siano troppo elevate e quindi la giornata sia afosa e calda, c'è un piccolo trucco per dare sollievo alla pianta, ovvero quello di prendere un vaporizzatore e bagnare tutte le foglioline. Evitate i fiori se ce la fate. E una cosa importante è che la giornata sia effettivamente calda, perché poi l'acqua che finirà sulle foglioline dovrà evaporare nel giro di circa un'oretta. Se non lo farà, ci sarà il pericolo che proprio su di loro si creino funghi, muffe o batteri, andando per assurdo a peggiorare la situazione anziché migliorarla. Malattie, parassiti e cure. Tra le piante di appartamento, lei è sicuramente una tra le più resistenti ed è tra quelle che difficilmente vengono attaccate da animaletti. Però i suoi nemici naturali, comunque i principali, sono il ragnetto rosso e la cocciniglia lanosa, che sono praticamente nient'altro che quei puntini bianchi che quando li tocchi sono tutti appiccicaticci. Oltre che da piccoli animaletti, la pianta potrebbe essere infestata da funghi, muffe o batteri, proprio come è avvenuto in questo caso. Ci sono dei funghi che stanno facendo seccare le foglioline. Ed in tutti i casi, compresi quelli precedenti, il modo di trattare la pianta è quello di pulirla, togliere via tutte le parti ammalorate, e se si vuole fare in maniera biologica, utilizzare dell'olio di neem idrosolubile, diluito in acqua al 10%, spruzzando tutta la pianta e tutto il pane radicale. Pulire la pianta e togliere via tutte le parti secche e ammalorate è davvero semplice, basterà tirarla fuori dal vaso, schiacciando sempre nella parte inferiore. Guardate, le radici, grazie a Dio, sembrano ancora sane. Comunque, tirare via tutte le parti secche, prima tirate via quello che viene con le mani, in questo modo. Guardate, purtroppo ci sono davvero tantissime parti marce e secche. Voi non vi preoccupate, perché purtroppo quelle alla pianta non serviranno più.
quindi andranno tolte. Ecco qua, guardate quante ce n'è. E continuate l'operazione sino a che poi la pianta non sarà completamente pulita. Guardate, questo è marcio, non servirà a nulla, anzi rischierà di richiamare degli animaletti che, cercando di mangiarsi la pianta, andranno ad infestare proprio la piantina stessa. Quindi via tutto quello che è secco. Allora, quello che viene via con le mani in maniera facile, tiratelo via. Poi, se vedete che invece c'è una resistenza meccanica forte per non rovinare la pianta, tipo in questo caso, questo, prendete le forbicine e tagliate, così. Andate alla base e tagliate via tutte le parti che non servono più. Alla fine della pulizia, questo è ciò che si è ottenuto. Due bellissime piantine che, per quanto potate, sono un ottimo punto di partenza per sperare poi di avere delle piantine che cresceranno sane e forti. Arrivati a questo punto, quindi, non resta altro che rimettere loro all'interno di un vasetto con del terreno, o, se si vorrà, farle passare addirittura in idrocultura. Però, prima di farlo, io vi consiglio di lavarle letteralmente con una soluzione di olio di neem idrosolubile messa in acqua al 10%. Poi, messa all'interno di un vaporizzatore, con questo andarle a vaporizzare letteralmente tutta la pianta, sia le radici che le foglie, sopra e sotto. In questo modo si eviterà che ci sia un ritorno, o comunque che la pianta venga nuovamente attaccata da funghi, muffe o batteri. Riproduzione. Riprodurre questa pianta è davvero molto semplice, lo si può fare essenzialmente in due modi: o tramite talea, quindi tagliando un pezzettino della pianta o addirittura soltanto una fogliolina, mettendola direttamente nel terreno. Dopo qualche mese, questo è il risultato che si otterrà: un piccolo germoglio che poi crescerà e farà una pianta praticamente identica a quella dal quale avete prelevato la foglia. Oppure, mettendo la fogliolina in acqua, dopo qualche mese inizierà a fare le radici e poi un germoglio. E questa è proprio la piantina che si è ottenuta dopo circa 3 mesi. Se volete scoprire di più su come si faccia, io nel box informazioni metterò un video nel quale spiego esattamente tutti i procedimenti che occorre seguire per poi ottenere risultati esattamente come questi. Esiste anche la possibilità di moltiplicare questa pianta tramite i semi che producono i fiori, però è un metodo che, pur essendo valido, io non consiglio mai, perché prima di ottenere le piantine passeranno davvero tantissimi anni ed è leggermente più complicato rispetto a quello delle talee. Comunque, nell'ipotesi che lo si voglia adottare, basterà semplicemente fecondare il fiore e aspettare che proprio da questo punto si inizino a formare i semi e poi utilizzarli per la semina vera e propria. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Già che ci siete, dategli anche un'occhiata. E se mi fate anche questo favore, condividete i video sui social, così facendo mi aiuterete anche a fare crescere il canale. Detto questo, ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.